ragazzi, eccoci allo stand del Fujitsu con un prototipo di un tablet che non sappiamo quando arriverà in Europa. Sarà commercializzato in Giappone quest'estate, ma non ci è stato detto quando arriverà in Europa. Perché ve lo facciamo vedere? Perché si tratta di un tablet con certificazione waterproof, uno dei pochi, se non l'unico, sul mercato. Cioè può essere inserito nell'acqua per mezz'ora e non verrà danneggiato. Le specifiche tecniche parlano di un processore dual core della famiglia OMAP 4 con frequenza 1 GHz, 1 GB di RAM, 32 di memoria e un display di diagonale 10.1 pollici. Dovrebbe essere un tablet, almeno in Giappone sarà LTE, non sappiamo se lo sarà anche in Europa. Facciamolo vedere un po' meglio. Almeno in Giappone si chiamerà Arrow, allora qui in Europa potrebbe anche cambiare nome. E dopo lo stacco vi facciamo vedere una dimostrazione del tablet inserito immerso in una bacinella d'acqua. Ecco la prova dell'acqua, lo slate è inserito nella bacinella, come vedete. Se puoi incendere? Sta incendita. Sta incendito? Vale. Non so se si vede, comunque funziona perfettamente.